ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno. Per il 12 aprile celebriamo il ricordo di un crimine molto brutto che non ha avuto praticamente alcun seguito, nonostante il fatto che quel 12 aprile del 1928, ovviamente in Italia i mezzi delle, come dire, delle indagini, possibilmente anche a senso unico, avessero la possibilità di giungere sicuramente a assicurare alla giustizia qualcuno dei possibili mandanti di un attentato al re, Vittorio Emanuele III, 1928. Andiamo a vedere la scheda del crimine al giorno di oggi, eccolo qua. 12 aprile 1928 era l'inaugurazione della nuova edizione, della nona edizione della Fiera Campionaria. Quella mattina, attorno alle 9:50, in piazza Giulio Cesare, a Milano, davanti alla Fontana delle Quattro Stagioni, esplose un ordigno che era stato piazzato all'interno del basamento di ghisa di un lampione, teoricamente un lampione vicino al quale sarebbe dovuto passare la carrozza, insomma, del re Vittorio Emanuele III. Il risultato di questa esplosione fu istantaneamente di 14 morti, 6 persone persero la vita poi nei giorni seguenti in ospedale e 40 feriti, di cui alcuni molto gravi, dovuti sia all'esplosione che ai pezzi, insomma, ai frammenti del basamento di Ghisa che andarono oltre a uccidere queste persone in un colpo, a ferirne gravemente molte altre. Ovviamente i testimoni oculari, oltre a tutte le forze di sicurezza, erano tutti gli astanti. I sospetti sono estremamente vari, nel senso che in quel tempo il dissidentismo, ovviamente antiregime, prendeva forme di vario genere che portarono praticamente l'apparato di sicurezza a vagliare le possibilità di una matrice di origine anarchica, piuttosto che comunista, piuttosto che addirittura bianca, quindi legata a quello che sarebbe diventato poi la resistenza legata alla futura cosiddetta democrazia cristiana, o oppure a una diciamo, variabilità di interessi relativi a quello che era il regime già in voga da 6 anni. Il reale problema di questo attentato, al di là del terribile risultato cruento, è stato anche il fatto che era molto improbabile che fosse veramente un attentato volto a uccidere Vittorio Emanuele III, nel senso che io ho indicato come movente anche strage volontaria, perché effettivamente la probabilità che Vittorio Emanuele, dalla distanza e dal posizionamento della carrozza, passasse esattamente davanti a quel basamento con una esplosione casuale era veramente estremamente limitata, e il risultato finale è quello che, indipendentemente dalla matrice, che qualunque fosse stata la matrice di questo terribile atto di terrorismo, la realtà dei fatti è che pagarono con la vita 20 persone, più di 40 feriti e mutilati gravissimi, e probabilmente, insomma, l'idea che non ci sia un vero e proprio, non ci fosse una vera e propria idea di uccisione di Vittorio Emanuele, quanto una volontà di provocare una strage, è assolutamente degna di nota. Io adesso vi faccio vedere anche un libro molto interessante che potreste comprare per approfondire questo tipo di crimine che è stato portato a termine. È uno studioso di storia contemporanea, laureato in scienze politiche,
un giornalista, Carlo Giacchin, adesso ve lo mando in presentazione. È un libro interessante perché cerca, dal punto di vista storico e anche giornalistico, eccolo qua, attentato alla Fiera, Milano 1928, di andare a approfondire quelle che sono le diverse strade e matrici probabili di questo attentato, benché sia veramente un attentato che è chiuso in un riservo, dal punto di vista delle indagini, incredibile, che ancora oggi non ha davvero una risultanza probabile. Comunque, Carlo Giacchin, attentato alla Fiera, Milano 1928, è un documento interessante, insomma, un libro interessante per approfondire questo tipo di avvenimento, che è stato effettivamente uno dei pochissimi attentati sul quale, come dire, non si hanno neanche realmente dei sospetti, non tanti attentati che hanno, come dire, insanguinato Milano nel corso degli anni e che in qualche maniera, o dal punto di vista ufficiale o dal punto di vista ufficioso, si può immaginare. Ecco, questo è un attentato che effettivamente lascia l'amaro in bocca, oltre che per ciò che è successo, anche perché effettivamente non si ha idea di quale sia la matrice effettiva, nonostante il regime abbia parlato ovviamente dal suo punto di vista, le persone contro il regime hanno parlato da un altro punto di vista, però il risultato finale è che i morti sono rimasti assolutamente non, fra virgolette, vendicati, o perlomeno non hanno avuto, ecco, nessun tipo di giustizia. Questo era il crimine al giorno per il 12 aprile. Ci vediamo domani con un'altra pillola. Mi raccomando, martedì 16 alle 21:30 parte Cinepatia, la nuova rubrica di cinema con Alessandro Ponziani insieme a me, e partiamo con un crossover con la Botteguccia parlando dei set cinematografici maledetti. E poi giovedì di nuovo con il Pellegrino Macabro andremo a fare un'altra indagine nel macabro, appunto. Ci vediamo domani. Ciao ciao.